Non sai cosa dire se litighiamo alla fine. Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fancy. Che voce, mamma mia. No, è che ogni tanto mi alleno perché mi hanno... Quindi può capitare che poi vado in giro. Sì, lo so, mi sto arrampicando sugli specchi. Però ragazzi! No, mi sono fatto malissimo. Sento che dolore. Frattura la mano a parte. Oggi ragazzi, siamo tornati su. Le animazioni più divertenti di sempre. Effettivamente era da un po' che non ne facevo una, per cui, ho detto, oggi devo farla. Però ragazzi, lo sapete, prima di cominciare, vado a salutare Daniele Mondelli, Cuore di Robo, Daniele Emanuele e Marti09. Ciao ragazzi, è il vincitore di oggi. Daniele Emanuele, grandissimo. Raga, mi raccomando, se volete essere salutati, vi basta scrivere un commento divertente sotto a questo video. Bene ragazzi, io direi di non parlare ulteriormente e andare a ridere un botto. Ma come parlo? Perfetto ragazzi, ed eccoci qua. Iniziamo con un lupo lavavetri. Vabbè, niente di strano. Comunque si sa che di solito i lupi si mettono a lavare. Non mi sembra molto contento, eh. E tra l'altro questo è solo il suo pranzo. Che vita di me. Quindi lui ha questo lavoro che... Ovvio, no? Ci sono i lupi che lavano i vetri. Possono non esserci le pecore impiegate. Quindi per lui questo è il paradiso. Si sa che comunque i lupi... Il lupo mangia le pecore, che sicuramente sarebbe un pasto migliore di quello che ha appena fatto. Ha una fame assurda. Ci sta facendo il colloquio di lavoro. Dio, cioè, questo è il capo. Vabbè, ma è tutto normale, eh? Un cane che dirige un'azienda. È fantastico. Verrà assunto? E purtroppo sì. Purtroppo per le pecore. Madonna, mi sa che sta per fare una strage. Cioè, però anche il capo, no? Assumi un lupo quando hai tutti impiegati pecore. E non sei tanto normale. Sta già creando il panico, eh. Bene, ma lui riuscirà a utilizzare il computer. Quelli sono gli attrezzi del mestiere. E un giorno, lei però non ha paura. Una pecora con il pelo rosa. Si è aperto un mondo. Bene, quindi deve imparare a utilizzare il computer. Ce la farà? Lui preferisce carta e penna. Non gliene frega niente del computer. Bene, ma come riuscirà a lavorare questo lupo? Se la caverà? È perfetto! Si è già addormentato, ha capito tutto. Va bene, mi sa che durerà poco. Che? Vieni con me. Come cammina? Tutti si stanno cagando in mano, ha paura che se li mangia. Effettivamente cibo per cani per un lupo è un po' un casino, eh. Niente, però lo deve assaggiare. Ma che buono. Buono. Dio. Ma cosa? Gli piace veramente. Beh, effettivamente però il lupo può essere definito anche come una sorta di cane. Ok, ha fatto la scorta e si sta impegnando. Si vede tra l'altro. No, si sta impegnando però a lavorare. Cioè, e soprattutto a mangiare. Però il suo obiettivo era quello. Andarsi a mangiare tutte le pecore, per cui... Come... E non è che funziona proprio così con lo strumento, eh. Sta facendo solo danni finora. Però... Con calma! O me la presti o ti mangio, cosa vogliamo fare? Niente! Mi piace proprio un sacco questo cibo per cani, eh. Proprio con passione. Continua a distruggere ogni cosa, compreso il triturafogli. Bene, happy birthday, happy birthday. Ma di chi è il compleanno? Lui ne frega niente, basta mangiare. Ma cosa? Ce l'ha anche pagato? Non ha fatto niente, ha soltanto distrutto tutto l'ufficio. Ha mangiato... Ma come? Ma perché? Niente, il suo primo stipendio ragazzi, capite no? Al lavoro basta dormire, mangiare e spaccare tutto. Verrete pagati sicuramente. Cioè tutto era iniziato che lui voleva essere assunto per... fare una strage di pecore. E alla fine si è impegnato nel lavoro grazie al cibo per cani. Ma cosa?
Ma porta pure il cibo ai colleghi. Ma perché? Ma come? Ma perché? Vabbè, fantastico. Niente, intanto comunque lui ha preso il lavoro seriamente. È arrivata l'ora di cena. Dov'è il cibo? No! Disastro, ha finito il cibo. Pecore, siete fottute. Dai, ce ne sarà. Non ce n'è più neanche per sbaglio. Che poi basterebbe anche soltanto scendere a comprarlo, però. Meglio controllare in tutti i cassetti e scoprire che è finito. Panico totale. E mo? Inizia a avere fame. È il lupo insieme a tante pecore quando ha fame. È un casino. Che su? La pecora grigliata. Ma come? Dai, scappa che sennò fai una strage oggi, eh. Però sta resistendo. Attenzione, bisogna apprezzare questo gesto che sta facendo. Che... Però così non aiutate. No. Non ce la sta facendo. Eccolo qui. È arrivato. Porca miseria. E mo? Che... Non dovrebbe far ridere questa cosa. Sta facendo una strage. Ma perché? Se la sta facendo il casino. E non ha resistito. E mi sa che sei un leggermente licenziato, eh. Ecco, lascia il tuo collega. È andata così. È tornato a lavare i vetri. Aveva un bel lavoro, uno stipendio per dormire e si torna a pulire i vetri. Ogni piano c'è un animale diverso a quanto pare. In quello ci sono le pecore, sotto le galline. E fu così che fece un altro colloquio per essere assunto pure lì. Va bene ragazzi, io direi di concludere qua. Oggi abbiamo imparato che sul posto di lavoro basta dormire, distruggere ogni cosa, tanto va bene lo stesso, si viene pagati. E soprattutto che lupi e pecore insieme non vanno d'accordo. Mi raccomando di farmi sapere che cosa ne pensate voi di questa animazione. Comunque se il video vi fosse piaciuto vi invito a lasciare un bellissimo like. Vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook e quindi si va. Seguitemi su Instagram, lasciate un bel mi piace alla pagina di Facebook, iscrivetevi al canale per supportarmi. E ora vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi.